Un centro sanitario che serve l'intera area flegrea e che è stato al centro delle polemiche a causa della presenza di formiche all'interno di un reparto. Gli organi della decima municipalità si sono recati presso l'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, pur non avendo avuto il permesso di entrare nei locali per chiedere chiarezza, in primis sui piani regionali di investimento nei confronti del nosocomio, fondamentale non solo per la cittadinanza che insiste sul territorio, ma anche per i numerosi luoghi pubblici che si trovano nella sua zona di competenza. Ascoltiamo il presidente della decima municipalità, Bagnoli Fuorigrotta, Diego Civitillo. Al comune ci sono arrivate parecchie richieste, soprattutto relativamente ai disservizi legati alla struttura ospedaliera. Ovviamente voi sapete che negli ultimi giorni è partito il talk mediatico relativo alle immagini che sono emerse. Noi vogliamo chiarezza dal presidente della Regione De Luca, vogliamo chiarezza dal direttore sanitario della struttura, vogliamo capire quale deve essere il futuro dell'ospedale San Paolo, che comunque è un ospedale fondamentale per tutta l'area occidentale di Napoli, che serve quasi 1 milione di cittadini, se pensiamo soltanto alle municipalità coinvolte e a tutti quelli che sono gli eventi sul territorio, a partire dalle partite che si tengono allo stadio San Paolo, agli eventi del polo fieristico di Mostrato Oltremare, agli eventi della movida del territorio. Quindi noi dobbiamo garantire assolutamente a tutta l'area occidentale di Napoli un servizio all'altezza. Il servizio sanitario è uno dei servizi fondamentali che noi dobbiamo erogare al cittadino e noi come municipalità ci impegniamo direttamente affinché la nostra cittadinanza abbia delle risposte chiare dagli organi preposti.